Per quest'estate vi ho selezionato tutta una serie di fragranze che spaziano da fragranze low cost, fragranze commerciali, collezioni private e ovviamente le amatissime fragranze di nicchia. Trovate in ordine opposto le fragranze in questo video, quindi se volete sapere quali saranno i profumi più intriganti ma con un prezzo più accessibile, rimanete ovviamente fino in fondo al video. Partiamo invece subito con i profumi di nicchia. Mi sono preso un piccolo appunto, ok, vi do un'anticipazione, infatti avremo nel video dedicato alle novità, il terzo video dell'anno, avremo una serie di fragranze nuove in cui vi parlerò, sapete, mappo tutto l'anno le novità, e un'anticipazione su questo video è il nuovo profumo di Mancerat Eternal Wood, che devo dire di nome e di fatto perché è un legnoso, non dico eterno ma quasi, ha delle ottime performance anche d'estate e è un profumo su delle note che diventano anche più cremose e che quindi fanno sviluppare questa nota legnosa con un'amabilità infinita. L'estate dà ovviamente una scossa a tutto l'anno, quindi se volete un profumo per quest'estate che vi dia un piccolo shock, ecco qui Borderline Neroli della Serra, ovviamente un profumo verso il quale io ho un affetto incredibile e mette in scena questa nota di neroli così pulita, così piacevole, insieme alla violenza e all'intensità della tuberosa, che gli dà un carattere molto molto strong, che ha però questo finale dolcino che per l'estate è perfetto. Una concentrazione parfum, quindi per chi vuole il profumo che dura tanto anche d'estate, eccolo qui. Passiamo poi invece a un profumo all'opposto, invece più effimero, ma con questa nota agrumata davvero molto piacevole. Vi sto parlando di Bois Scorza Forza, che è fondamentalmente un mandarino, e il mandarino un po' speziatino, devo dire, ci sta bene quando si vuole qualcosa di elegante ma sempre molto facile da portare. Passiamo poi invece a un accenno retro e un profumo novità di quest'anno, come tutti gli altri cui vi sto parlando, però questo in particolare ha stupito ed è di Frederick Malle ed è Acne Studio, che è un profumo che mette in scena la nota Aldeidata con un particolare accenno tra il floreale e il fresco, che vedrete vi sembrerà davvero molto molto elegante, ed estate ci sta visto che siamo ovviamente svestiti molto spesso, quindi dobbiamo compensare con il profumo. Infine vi ho selezionato un'altra novità incredibile, cioè Creed Queen of Silk. Incredibile perché è un profumo di Creed che ha una buonissima persistenza, devo dire, e mette in scena un sentore talcato, quindi per chi ama questa tipologia di sensazione questo è il profumo giusto, insieme a una nota di frutto della passione che lo rende davvero particolare per l'estate, cioè gli dà un'idea fruttata un po' diversa dal solito. È un profumo importante, quindi secondo me lo metterete prevalentemente di sera. Andiamo avanti con i commerciali. E che dire, ho dedicato questa selezione più a ragazzi e ragazze di 20 anni, con anche un'idea però sempre di fragranza particolare, quindi anche nel mondo dei commerciali andiamo a prendere quelli un po' più ricercati. In particolare abbiamo Hermès H24 Erbe Vive, ovviamente ne approfitto per dire che trovate la descrizione nei video che vi ho detto che mappano le novità, quindi questo è più che altro un volo d'uccello molto veloce. E poi trovate Guerlain Vetiver Parfum, entrambi sono due fragranze che mettono in scena note verdi, il vetiver in realtà è una nota legnosa ma che ha questo contorno verde un po' dolce dato anche dalla concentrazione più alta proprio di un parfum, e poi abbiamo appunto l'Hermès che invece parla di note prevalentemente aromatiche con una freschezza un po' effimera che ci sta per fare una mezza giornata con il profumo. Andiamo avanti con Jo
Malone, vi avevo detto nell'altro video che ci sono veramente tanti lanci, e ho selezionato Sunlit Cerimoia. Anche in questo caso un sentore fruttato molto particolare, ma dall'idea assolutamente tropicale e molto piacevole da avere d'estate. Infine ne abbiamo due: Prada Infusion de Gingembre, che fondamentalmente è uno zenzero davvero molto piacevole. È uno zenzero però che ti dovrai mettere e rimettere, e devo dire ci sta, perché la bottiglia è un 100 ml e quindi queste fragranze si stanno sempre di più spostando a livello di questa linea di Prada più su delle acque, quasi, quindi un po' all'acqua allegoria. E infine invece al contrario, Mugler Alien, già questo nome vi parla di profumo imponente. Hypersense è un'idea fruttata un po' psichedelica, che però l'estate, specialmente per la sera, magari una serata in discoteca, è perfetto. Passiamo poi alla collezione privata, e quest'anno fantastico, abbiamo un duo importante che è quello di Dior e di Chanel. Infatti Dior parla di New Look, il New Look 2024, quindi una fragranza che è stata rieditata dal direttore creativo Francis Kurjan per portarla più su un'idea di incenso. Non è un incenso ecclesiastico, ma è un incenso fresco, molto amabile, molto piacevole e super raffinato. Chanel però veramente gioca una carta incredibile, cioè riesce a fare un iris persistente con Comet. Davvero, speriamo non sia una meteora, ma sia un inizio invece di una serie di fragranze, perché Chanel ci sta facendo aspettare a fare fragranze nuove, e quindi ha voluto andare sulla collezione privata per parlare, diciamo, per ricominciare in pompa magna a portare fragranze nuove sul mercato. Eccoci arrivati alla sezione low cost. Non è una sezione di cui parlo spessissimo, perché cerco sempre delle fragranze un po' rifinite. Chi avrebbe mai detto che, oltre al video che vi ho fatto sui low cost fresh e firmati, ovvero dei profumi molto amabili per l'estate ma che sono firmati a nasi importanti, quest'anno invece andiamo a prendere, chi l'avrebbe mai detto, due profumi di Zara, che sono Vetiverish e questa nuova collezione di Zara che trovate nella sezione maschile, ma che veramente cioè è unisex. Mette in scena in questo caso Vetiverish, un vetiver molto dolce, molto piacevole, molto contemporaneo. Le confezioni sono anche belle, i packaging sono interessanti e il profumo ha una buona persistenza. E poi c'è la collezione delle vaniglie. In questo caso non ve ne ho selezionata una in particolare, perché so che chi ama la vaniglia è molto molto, insomma, deve andare a scoprire. Quindi è più che altro un invito ad andare proprio a sentire queste fragranze nei negozi Zara. Infine un profumo di cui vi ho fatto anche una top 10, o meglio del brand vi ho fatto la top 10 recentemente, Bon Parfumeur 304, con nota di cumino, nota di mandorla e legno di cedro. Beh, ci sta a dare una, prendere una nota speziata, anche un po' difficile come il cumino, ma che dà quel carattere a una fragranza di cedro molto piacevole e anche un pochino più spessa, diciamo, rispetto alle solite fragranze così effimere che ci possono essere nella collezione dei Bon Parfumeur. Quindi è sempre una novità di quest'anno, come tutte quelle che vi ho elencato, andatela a sentire. Buona estate, ma vi dico già che arriverà un altro video su profumi estivi invece in generale, sulla selezione che vi faccio quest'anno.